Sì, questo del Tocoi è veramente un esempio incredibile di come l'uomo distrugge la natura che gli dà tanti benefici. E non c'è ragione, a meno che non siano dei motivi inconfessabili ai quali non voglio neanche pensare. Ma è possibile, dico, non capire la fortuna che hanno gli abitanti di questo quartiere di Ostia, di avere una pineta meravigliosa proprio appena fuori casa loro? È possibile che nessuno si ribelli contro lo scempio che è stato fatto con dei protesti che sono ridicoli e con delle assoluzioni e delle specie di condoni da parte addirittura di associazioni ambientaliste o pseudoambientaliste? Ma sotto l'influsso di quali allucinogeni possono essere scritte delle lettere che dicono che questo è un taglio discreto? Questo è un macello. E poi soprattutto non giova a nessuno. Danneggia tutti. Il punto fondamentale è che forse la gente non capisce ancora l'importanza dell'albero e gli enormi benefici che l'albero dà. Da una parte si lamenta per il cambiamento climatico e dice oddio che caldo, si lamenta per l'inquinamento, si lamenta per i rumori e non capisce che invece l'albero lo mette al riparo da tutte queste cose e non gli chiede niente in cambio. Ma è possibile che nelle scuole non si insegni questo? Io credo che la prima causa di questi disastri sia l'analfabetismo ecologico. Quando si fanno questi interventi si cerca una giustificazione attraverso lettere e timbri che fanno veramente pietà, perché si cerca di farli rientrare in una pratica silvicolturale che poi è sempre miope e produttivistica, ma non c'entra niente la pratica silvicolturale qui. Qui siamo in un'area protetta, in una zona di massima tutela. Siamo in un parco periurbano che è veramente un miracolo della natura, avere questo ossigeno, questa natura, poter vedere le fioriture, vedere le farfalle, portare i bambini a fare una passeggiata, insegnare i nomi delle piante, questo si dovrebbe fare. Qui io credo che manchi proprio qualcosa nel cervello umano, riesce a fare le azioni peggiori, quelle che lo danneggiano di più, e poi di fronte a questo comincia a piangere, perché le soluzioni che trova di fronte ai disastri che combina la specie Homo sapiens sono sempre piagnistei e geremiadi, ma nessuna azione concreta. Si dovrebbe andare in senso opposto, si dovrebbe proteggere i boschi, quelli che ci sono, e crearne anche di nuovi. È forse l'unica maniera di fare un vero contrasto al mutamento climatico. Io ho Grazie. finito.